No, certo, il Milan ha un gioco da squadra che arriverà a quinta. Sì, certo. Certo, perché Milan compra 8 giocatori. È un mercato di merda. Mentre invece chi compra giocatori per rimediare a delle partenze fa un mercato della Madonna. Fa un mercato della Madonna anche chi non lo fa, ma invece chi ne vende uno e ne compra 8, giustamente fa un mercato di merda. Ebbene sì, la prima, come la tradizione è andata, come 3 anni fa, alla prima stagione 2020-2021, Milan batte Bologna 2-0. È vero che magari potevamo fare un altro in più, però. Va bene, quando vinci, se vinci e convinci, cosa che oggi il Milan secondo me ha fatto, va sempre bene. Milan che parte. Non posso dire che il Milan è partito bene oggi, perché non lo posso dire. Perché dopo 23 secondi il Bologna colpisce una traversa e il Milan per i primi 6 minuti e mezzo non supera la metà campo. Poi ha una mezza occasione in area di rigore del Bologna e poi al primo tiro in porta utile, al primo tiro proprio, anzi, arriva il gol di Giroud su una palla incredibile di Pulisic che praticamente l'ha persa. L'unico che ci crede è Tijani Reinders, che la butta lì, Giroud fa gol di destro bruciando il suo primo palo Skorupski, gran gol. Questa è la partita di Giroud, perché ovvio non può tenere questo ritmo tutta la stagione e mi pare ovvio perché non può, però quando è chiamato in causa in un modo o nell'altro, quando può, sbroglia le situazioni. E una nota di merito la darei anche al signor Tijani Reinders, che alla prima partita in Serie A ha fatto l'assist dell'1-0, che è dappertutto, difende, attacca, passa, dribbla. Questo è il centrocampista che fa tutto. Io ho sempre detto, lo dissi anche durante la live contro il Monza nel trofeo Berlusconi, dissi, se c'è un acquisto che renderà spaventosamente nel Milan, è Reinders. Di tutti gli acquisti, magari quello che deluderà le aspettative, ve lo dico adesso perché poi possiamo ripescare questo video a fine stagione. Secondo me sarà Loftus-Cheek, mentre magari giocatori che possono cercare e magari anche trovare il riscatto quest'anno, ci metto Pulisic. E insomma, Pulisic lo pagò 80 milioni il Chelsea, non è un prodotto del vivaio come Loftus-Cheek, quindi secondo me Pulisic nemmeno troverà la sua dimensione. E stasera si è visto, ha fatto un gol della Madonna. Tra l'altro, trofeo Berlusconi, che non conta un cazzo, però comunque è una partita giocata quasi ai livelli di come si gioca in Serie A. E stasera ha dimostrato Pulisic che non è uno che ha cominciato a giocare a calcio ieri. Tira uno scaldabagno da 25 metri, brucia Skorupski che manco la vede partire. Gran gol. E si dimostra che in Premier League certi giocatori hanno un altro passo. Però ha fatto un gol solo nell'ultimo anno, ci credo. Il Chelsea è arrivato 12esimo. Ovvio che ha fatto un gol solo, ma vorrei vedere quanti altri hanno fatto gol, tranne contro il Milan, che probabilmente il Chelsea ha fatto più gol contro il Milan che tutta la stagione l'anno scorso. Però non stiamo parlando di Chelsea, stiamo parlando di Milan. Loftus-Cheek, capitolo Loftus-Cheek. Bravo, bravo. Però è molto un tronco. È un tronco del Sium, rubo la citazione, quindi è uno che deve giocare secondo me come De Ketelaere, uno o due tocchi massimo, smistare un po' come faceva Kessié. Poi Kessié negli ultimi 2 anni è migliorato tantissimo, infatti è andato in rabbia perché si è visto qual è il vero Kessié, però secondo me non può fare quello che farà Anders, ovvero essere dappertutto, deve mantenere la sua posizione, fare quello che deve fare e non esporsi troppo, perché oggi ha avuto due spunti interessanti che sono stati vanificati praticamente da lui stesso, perché questo è stato il motivo. Csukwueze e Okafor sono bravi, hanno un problema, è che li mette all'80esimo. Se tu li metti all'80esimo, Csukwueze e Okafor, probabilmente avresti messo all'80esimo anche Musa, ce l'avessimo avuto. Io non posso darti una panoramica fatta bene. Perché se tu me li fai giocare 10-15 minuti, a volte può capitare che ti innescano la giocata, ti fanno qualcosa, te la risolvono, ma molte volte no. Perché un giocatore che entra a metà partita, o magari entra 55esimo, 60esimo, tu gli puoi dare una
una valutazione più oggettiva, però un giocatore che gioca 10-15 minuti a partita non gli puoi dare una valutazione così sofisticata, chiamiamola, perché non è possibile. Non è possibile che uno gioca 10-15 minuti ti basi tutta, ti ci fai tutta una teoria sopra, perché non è possibile. Quindi magari aspettiamo di vedere questi giocatori giocare da titolari e poi magari trarremo le nostre conclusioni. Un errore che non vorrei che Pioli facesse sarebbe quello di tenerli troppo in panchina, come il signor Adli, che anche oggi non ha visto campo, e magari poi bruci un giocatore che invece che prendere gratis hai pagato fior di quattrini 20-30 milioni e poi lo lasci lì a marcire in panchina. Non vorrei che facesse lo stesso Pioli, che per quando lo mandi in campo questo qua è spasato, è perso e non sai più cosa farci, perché giocatori così, soprattutto giovani, vanno fatti giocare. Per quanto riguarda la difesa, ragazzi, errori di Tomori e di Kalulu veramente grossi. Hanno occasione Bologna sul 2-0 metà secondo tempo più o meno, dove Orsolini viene mandato praticamente indisturbato verso l'area di rigore, buco di Tomori, e Kalulu che perde una palla stupidissima al limite dell'area, che quasi quasi permette a chi era forse Ferguson, non ricordo, di andare a concludere. Non sono così esperto di giocatori del Bologna, sinceramente, vista la maglia che indosso. Quindi capitolo difesa, nonostante il clean sheet non scontato viste le amichevoli di quest'anno, deve assolutamente migliorare. Leao, ragazzi, se non ha fatto molto dal punto di vista produttivo nel senso di gol, ha fatto molto dai famosi, come li chiamo io, compiti fantasma: andarsi a prendere la palla, dribblare, passare. È stato molto più generoso, ha passato molto di più la palla a Hernandez, ha preso un palo all'89esimo, sarebbe stato un gol della Madonna. E peccato, perché l'ho spiegato in live, quel palo fosse stato 10 gradi verso l'interno, verso l'esterno, o Chukwueze o Okafor avrebbero ribattuto a porta vuota. Invece la palla è stata ribattuta dal palo a metà strada 3-2, e quindi non è stato possibile segnare gol. Buona preparazione di Pioli, come dissi contro il Monza, che comunque il Milan avrebbe intensificato gli allenamenti, avrebbe intensificato la preparazione, sarebbe presentato a Bologna sicuramente con un'altra verve. Così è stato, il Milan comunque sia ha rischiato di prendere gol, diciamo che ha più rischiato di fare il terzo che di prendere il primo dal Bologna. Però secondo me, io tornando a quello che stavo dicendo all'inizio, non vedo il Milan che fa un gioco da quinta della classifica. Poi i conti si fanno a maggio, ma se Milan gioca così tutta la stagione, cosa che comunque non succederà perché si sa che Pioli dicembre, gennaio ha quel calo drastico, a me non mi pare che abbia questo gioco da quinta del campionato. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio, lasciate like al video, iscrivetevi al canale. Intanto ci vediamo con la carriera della ruota della fortuna su FIFA 23, perché sta continuando. Abbiamo iniziato a giugno, dopo la fine del campionato. È stata una bella trovata da parte mia, quindi vi invito a vederla. Prosegue Assassin's Creed, che siamo quasi verso il finale. E soprattutto domani, ragazzi, troverete sempre su questo canale la live reaction. Seguitemi su TikTok, su Instagram e su YouTube, anche su Twitch ovviamente. Dal tutto un bacione e alla prossima.